Si chiama Giulianova Fishing for Litter, il progetto finanziato dalla Regione Abruzzo nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e ha permesso la creazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti marini rinvenuti accidentalmente dalle imbarcazioni partecipanti alle iniziative presenti nel circondario marittimo di Giulianova. La finalità del progetto è quella di contribuire alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini attraverso azioni specifiche messe in campo dai pescatori durante la normale attività di pesca. Giulianova Fishing for Litter è un progetto che è stato possibile realizzare grazie al FEAMP, che comunque è stata parte integrante per la realizzazione. Sì, il FEAMP è fondamentale perché è il Fondo Europeo per la Pesca e l'Acquacoltura, e all'interno del FEAMP, delle sei priorità appunto che prevede il FEAMP, c'è questa che è la priorità 1, è una misura con il bando regionale che ha attuato quello che è uno degli obiettivi principali, che è la difesa e la tutela della biodiversità in mare all'interno di una pesca sostenibile. Il FEAMP, che è il Fondo Europeo per la Pesca e l'Acquacoltura, è diretto dalla Direzione Pesca del Ministero dell'Agricoltura e all'interno dei suoi obiettivi strategici sono quelli sia del sostegno alla trasformazione e anche alla commercializzazione, a sostenere la competitività delle imprese di pesca, alla difesa dell'ambiente marino e anche alla partecipazione delle comunità di pesca, che questo avviene anche tramite FLAG appunto all'interno del FEAM. La misura 1.40, questa dedicata, in cui sui 18 milioni del FEAM dedicati all'Abruzzo è stato destinato 1 milione per questa iniziativa, ha una rappresentazione, un valore molto importante all'interno di una cresciuta sicuramente sensibilità mondiale verso la sostenibilità ambientale, la protezione dell'ambiente. Secondo me è importante la valorizzazione del ruolo del pescatore, perché poi è con la flotta e con i pescatori che viene attuata, con un plauso ovviamente all'ente porto di Giulianova che ha coordinato questo progetto finanziato dal bando regionale. I pescatori che diventano i veri presidi di difesa del mare, non solo perché ovviamente ne trovano sostentamento, ma proprio per la loro passione e importanza economica, e sono il primo baluardo della difesa, per cui non poteva che essere con i pescatori. Questa buona pratica attuata con la misura del FEAMP non solo va incontro a quella della tutela ambientale, quindi la difesa della biodiversità e dell'ambiente marino, ma anche un aiuto verso i pescatori che oggi, in attesa dell'approvazione della legge cosiddetta salvamare, oggi addirittura sarebbero multati se dovessero riportare i rifiuti a terra, quindi è una cosa incredibile. Questo progetto, questo bando ben realizzato anche proprio dall'ente porto di Giulianova, coordinato anche dal Gogevo Abruzzo, sicuramente va continuata, così come abbiamo anche fatto nella zona sud dell'Abruzzo con la flotta di Ortona, ma soprattutto va data continuità, ma all'interno di quelle attività di sperimentazioni anche scientifiche, anche di tutela dell'ambiente, che l'assessorato sta finanziando attraverso sempre il FEAMP per la salvaguardia dell'ambiente, il salvaguardia marina, per la difesa e l'assistenza anche per gli impianti di acquacoltura, anche attività sperimentali con enti di ricerca, sia l'Istituto Zooprofilattico che l'Università di Teramo e di Chieti, ma anche ad esempio un intervento fatto con i satelliti, che è tra l'altro il primo in Italia, ma tutto all'interno, secondo quella che è un'idea dell'assessorato, di tutti i progetti finanziati di salvaguardia, di ricerca, di innovazione, che è una delle linee strategiche, soprattutto se rivolte alla sostenibilità e alla protezione dell'ambiente, linee strategiche dell'assessorato, inserirle in un network di,
di scambio di esperienze, di conoscenza e di valorizzazione di tutte queste grandi e importanti progetti finanziati dalla Regione Abruzzo. E quindi questo di Giulianova Fishing for Litter rientra pienamente ed è stato sostenuto con convinzione dalla Regione Abruzzo, dal Dipartimento Agricoltura, nell'ambito appunto di tutte quelle che sono le linee strategiche del FEAMP. Presidente, adesso entriamo nello specifico del progetto Giulianova Fishing for Litter per capire quali sono le novità per i pescatori. Allora, c'è stata grande disponibilità da parte dei pescatori alla partecipazione a questo progetto, a questo importante progetto. Noi abbiamo curato tutto l'aspetto tecnico e sostanzialmente per quanto riguarda la parte delle attrezzature acquistate sia a bordo delle imbarcazioni che sulla banchina di riva per la raccolta, noi abbiamo messo a bordo di tutta l'imbarcazione degli organi per la raccolta dei rifiuti più ingombranti che eventualmente dovessero incontrare durante le operazioni di pesca. C'è un GPS per segnalare le posizioni e un apparato radio VHF per le comunicazioni. Sulla banchina poi ci sono queste isole ecologiche che permetteranno di conferire in maniera differenziata i rifiuti che vengono raccolti dagli operatori della pesca durante le normali operazioni. Quindi un processo molto semplice perché i pescatori quando rientrano si recano qui, hanno una propria tessera, selezionano il prodotto da conferire. Esatto, e più per i rifiuti un po' più ingombranti ci sono altre isole più grandi, isole ecologiche che stanno sulla parte sempre sul molo nord che consentono appunto questo smaltimento che altrimenti sarebbe difficile per gli operatori e avrebbe anche un costo. Presidente, ovviamente per questo progetto Giulianova Fishing for Litter sono essenziali i pescatori. I pescatori vivono il mare e sanno cosa significa, soprattutto l'importanza di avere un mare pulito. Sì, il progetto Fishing for Litter è un progetto che ha coinvolto 60 imbarcazioni del Cogevo Abruzzo. Li ha coinvolti e entusiasmati, perché questo li ha resi attori principali di questo progetto che certamente accrescerà il loro senso di responsabilità verso la protezione dell'ambiente. Questa buona pratica porterà un miglioramento della qualità del prodotto pescato in termini di accumulo di sostanze tossiche. La pulizia dei fondali certamente anch'essa porterà un benessere all'habitat marino. Detto questo, bisogna altrettanto dire il ruolo fondamentale che ha avuto il Ministero dell'Ambiente in quanto è intervenuto su due punti: chiarire il quadro normativo sui rifiuti e incentivare la raccolta dei rifiuti per convogliarli nei centri di raccolta su ogni porto. Detto questo, negli ultimi anni la figura del pescatore è stata rivalutata, nel senso che tutti abbiamo capito, finalmente è stato cristallizzato il vero ruolo del pescatore quale guardiano del mare e spazzino del mare. Perché torno a ripetere, per la tutela dell'ambiente non occorre semplicemente mummificare l'ambiente, ma armonizzare tra loro tutte le attività umane in modo ecocompatibile. Certamente la tutela e salvaguardia potrà avvenire solo con la collaborazione del pescatore. Quindi la parola d'ordine anche per questi progetti è sinergia, bisogna lavorare insieme per raggiungere lo stesso obiettivo. Bisogna lavorare insieme e continuare su questo percorso, appunto dicevo, incentivare per il conferimento dei prodotti nei punti di raccolta. Il pescatore, ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, non è mosso solo dal bieco interesse mercantile, ma chi vive il maggior tempo sul mare non è e non può essere insensibile alla bellezza della natura. Pertanto
ripeto, il pescatore riveste un ruolo fondamentale in questa iniziativa, in questa buona pratica che oltre al senso civico ha un senso per il rispetto, per la tutela e salvaguardia dell'ambiente e del prodotto che vive in mare. Assessore Imprudente, quanto sono importanti questi progetti per la salvaguardia del mare, ma soprattutto poi che si rispecchiano su tutta la collettività? Ma sono dei progetti importanti, cioè come Regione Abruzzo ci crediamo fortemente in questo tipo di attività, di iniziative, le finanziamo con il FEAMP, che è il fondo della pesca, insomma, che va proprio incontro a quelle che sono le esigenze oggi fondamentali per la qualità delle acque, per la qualità del nostro peccato, per la qualità del nostro mare. Questo progetto che ci vede oggi protagonisti qui a Giulianova nasce proprio da questo principio, da questa azione che vede il coinvolgimento dell'ente porto di Giulianova, ovviamente, che ha coinvolto i pescatori e che fanno questa azione di raccolta dei rifiuti in mare, diciamo, nel mentre che fanno la loro attività. Quindi abbiamo sostenuto tutta una serie di azioni, iniziative, di acquisti di attrezzature che vanno proprio nel cercare di recuperare il più possibile il nostro mare, che è un mare fantastico e che ha dei prodotti fantastici. Rientra proprio, ecco, nella strategia complessiva che la Regione Abruzzo ha, che si allinea con quella che è la strategia complessiva, diciamo così, sulla qualità delle acque, che è quella sul recupero del valore di quella che è il nostro mare, e quindi noi andiamo avanti con queste iniziative, così alla pari di tante altre iniziative che vogliono mettere in rete quello che è un sistema complessivo di conoscenza e di rendere la nostra costa come un punto di forza oggettiva per tutto l'Abruzzo. Un plauso va fatto ovviamente ai pescatori, perché sono poi loro in mare che si preoccupano del nostro mare. Ma assolutamente sì, l'anima di tutto questo sta proprio nell'azione che fanno i pescatori, quindi una condivisione di un progetto ha la forza se poi gli attori che devono fare le azioni sono convinti di ciò che fanno. Ma c'è proprio un'evoluzione complessiva, lo sanno perfettamente, lo sappiamo perfettamente, è un sistema che è maturo per fare un'evoluzione che è anche legata a questo tipo di iniziative. È chiaro che sono iniziative che hanno dei costi, è chiaro che sono iniziative che vanno, diciamo così, oltre quella che è l'attività tradizionale, ma è questa la sfida che un po' tutti quanti insieme stiamo raccogliendo e su cui stiamo investendo per far crescere tutta quanta quella che può essere l'attività della pesca e l'attività è quella che è il valore del mare Adriatico e del nostro mare abruzzese. La Regione Abruzzo sta lavorando per mettere in atto questo progetto su tutto il litorale abruzzese? Sì, si sta lavorando su tutto il litorale abruzzese, anche per, ovviamente, la costa dalla parte sud, insieme anche ai FLAG, che sono strumenti che noi stiamo utilizzando per collaborare e costruire insieme quella che è una strategia comune che metta al centro, ecco, i pescatori, che metta al centro il mare, che metta al centro la nostra costa d'Abruzzo, e quindi un elemento di valorizzazione, di rispetto dell'ambiente, di recupero ambientale, di trasformazione, di evoluzione, di crescita. Insomma, c'è una politica che stiamo condividendo con il territorio che tende proprio a far sì che il mare abruzzese diventi un elemento di forza, un elemento che caratterizza, anche insieme ad altri progetti che hanno una natura più scientifica e che hanno la natura di mettere a rete tutta una serie di dati che stiamo raccogliendo con bandi anche legati a dei dati satellitari, a una serie di, diciamo così, di insieme di notizie che renderanno il nostro mare chiaro sotto tutti i punti di vista, non solo la qualità delle acque con questo progetto, ma anche con dati e riferimenti scientifici che saranno a disposizione della comunità abruzzese, saranno a disposizione delle marinerie, saranno a disposizione di tutta quella che può essere la filiera, diciamo così, non solo produttiva che è all'interno delle nostre coste, all'interno dei nostri porti. E oggi è qui a Giulianova, è anche un'occasione per lei per parlare direttamente con i pescatori, cercare insieme a loro di trovare altre soluzioni, altre possibilità. Ma guarda, noi abbiamo vari strumenti per dialogare con i pescatori. Innanzitutto abbiamo una consulta della pesca che la utilizziamo come elemento di confronto in molte occasioni prima di poter attivare e avviare qualsiasi tipo di bando. Cioè, i bandi che escono sono bandi concertati dove ci vedono in un confronto costante e continuo con loro. Poi, ecco, a me piace andare sul campo e quindi aver modo di contattare e di parlare, di capire direttamente quelle che sono le problematiche che poi hanno i pescatori, nella fattispecie, o gli agricoltori, al di là di quelle che sono le rappresentanze, diciamo così, tra virgolette, sindacali, istituzionali, chiamiamolo come opportuno.
la forza, diciamo così, del nostro Abruzzo è proprio la capacità dei nostri uomini che sono, uomini e donne che sono sul campo nelle varie attività. Ed è credo che le istituzioni debbano parlare con loro proprio per capire realmente quelle che sono le problematiche poi che hanno, perché al di là delle carte, al di là delle buone intenzioni, poi la praticità e le problematicità che si trovano quando si fanno le azioni te le può spiegare realmente soltanto chi le vive nella propria azione quotidiana di vita e di lavoro. Sindaco, sono numerose le iniziative che negli ultimi mesi sono state messe in campo per il rilancio e anche la riqualificazione del porto di Giulianova. Assolutamente sì, dobbiamo dare atto al governo della Regione Abruzzo, in particolare a tutti gli assessori, alla Giunta, che si stanno veramente impegnando per il nostro porto. Ci sono diverse iniziative e arrivano diversi fondi che possono dare appunto riscontro alle tante esigenze del porto della provincia di Teramo, ricordiamoci, di un porto che serve la fetta della Regione Abruzzo che ha l'80% di presenze turistiche appunto dell'intera regione. Quindi comprendete bene che c'è la necessità di avere questo supporto. Siamo convinti che continueremo, grazie appunto a tutte queste iniziative, a rilanciare l'immagine non solo del porto della provincia di Teramo, non solo della città di Giulianova, ma dell'intera regione.